Il club dei diplomatici commerciali dell'ambasciata estere a Roma da 10 anni ha chiesto di incontrare una delegazione della Regione Puglia, guidata dal presidente Vendola, per conoscerne strategie di internazionalizzazione e sistemi produttivi e valutare eventuali investimenti nella regione. E noi vogliamo contribuire un po' a attirare investimenti e economia estera all'Italia e notamente alla Puglia, perché loro hanno una relazione con la Germania che va di lungo tempo e sono molto attivi nel settore dei reformi adesso. Poiché noi abbiamo oggi il catalogo di incentivi alle imprese sicuramente più evoluto d'Italia, e siccome nel pieno di una crisi economico-finanziaria mondiale di dimensioni epocali abbiamo provato a non deprimerci, di dire venite in Puglia perché è conveniente non soltanto per le condizioni di contesto, ma anche perché è una regione che ha delle peculiarità speciali. Credo che oggi noi cominciamo un viaggio che avrà una seconda tappa in Puglia, perché gli addetti commerciali a ottobre verranno in Puglia a visitare i luoghi dell'innovazione e a vedere questo territorio. Credo che la spiegazione sia nel fatto che in questo momento ci sono oltre 2 miliardi di euro di investimenti nella mia regione, questo significa che è una regione viva.